da qualche mese a Lucca la politica sembra assalita da un'ansia mai prima avvertita in una città così compassata nella dialettica fra partiti che mai o quasi mai è diventata diverbio. Nel mirino però c'è questa volta la vasta rigenerazione urbana delle periferie che continua, ma che ha già trasformato quartieri privi di senso perché nati come cinture industriali oggi estinte in moderne aree urbane a dimensione umana ed ecologica. Dalla destra estrema di Casa Pound fino ad esperti convinti si afferma, seppur con qualche affanno, che il sindaco Tambellini in 9 anni non ne ha indovinata una e chi non è d'accordo non sa né leggere né scrivere. Ora, questa opposizione un po' ansiogena, forse si capisce che si pensa alle amministrative del prossimo anno, ma non riesce tuttavia a nascondere la visibile trasformazione di aree come Ponte Tetto, Sant'Anna, San Concordio, San Vito, che diventeranno sempre più parte integrante della città storica. Non più periferie dunque svuotate di senso, ma quartieri dove vivono persone concrete con i loro bisogni primari. Non so, stare insieme in luoghi gradevoli all'aperto e al chiuso, andare senza eccessive paure e rischi, respirare un'aria meno inquinata possibile. Ecco, il futuro non è mai semplice, ma lo si scopre via via che ci si entra dentro.